volta, o quasi, credo che si faccia un film, quello che i francesi chiamano Cinema Verità. E per la prima volta questo Cinema Verità in Italia parla della questione sessuale. Che in Italia è tabù, dice Alberto Moravia. In generale la gente queste cose o non le conosce oppure non ne conosce la terminologia, perché per parlarne o ci sono le cosiddette brutte parole oppure dei termini troppo specifici. Eppure se ne deve parlare, dice Pierpaolo Pasolini. Non posso dirlo. Oddio mio, sarà una cosa terribile. Sa, c'è gente qua. Ma... Parli. Niente è più faticoso che parlare del sesso. Per lei il problema sessuale ha molta importanza nella vita moderna o no? Sì. Sono molti i problemi importanti. Prendiamo come test il divorzio. Vadi assieme a un uomo, vuole accompagnarsi, si accompagni, ma non con un divorzio. Tu sei favorevole al divorzio? Io? No. E perché? È perché sono calabrese. Eh sì, perché facendo il divorzio, no? Per esempio, io sposato, mia moglie mi farebbe... Facendo il divorzio io resterei sempre un cornuto. Quindi è meglio... No, ma a proposito di quello che Freud chiama la libido, diciamo le debolezze della carne. Io se vedo una bella ragazza il cattivo pensiero italiano ce lo fa. Alla campagna vengono cose spaventevoli. Ma sentite cosa dice, è vero? Beh, questo veramente mi sembra inconcepibile. Con le bestie. Le bestie feroci, che sono gli altri uomini che cercano i giovanotti. Gli italiani divisi in opposte fazioni discutono sul sesso. In comizi d'amore.